Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Torna Dizzaul con un Bluetooth 4.0 che ci ha dato grandi soddisfazioni. Allora andiamo a vedere all'interno della confezione, che contiene un coupon in inglese delle istruzioni, un archetto per rendere stabile l'auricolare, un cavo corto USB, micro USB per ricaricare la batteria, un'ottima soluzione, un'innovazione, un auricolare secondario che può essere collegato, tra poco vi farò vedere, all'auricolare stesso. Un gommino di ricambio con il forellino per aumentare il volume, diciamo, non avendo una membrana, io non ho avuto bisogno, però dovrebbe aumentare il volume dell'auricolare, e un altro accessorio, una clip. Andiamo a vedere l'auricolare e vi parlo subito di dimensioni, che sono 17,2 cm di lunghezza per 3 cm di larghezza per 8,8 cm di spessore. Sul lato materiali completamente in plastica lucida, sembra di buona qualità, un bel effetto, leggermente curvato anche il design, comodo da indossare. Per parlare di tasti hardware e funzione, abbiamo sulla parte centrale un tasto seminascosto in rilievo che nasconde anche il LED di stato, oltre a darci le varie colorazioni per la batteria quando scarica. Sulla parte superiore abbiamo la micro USB per ricaricare la batteria, che è da 55 mAh. L'abbiamo ricaricata molto velocemente anche con utilizzando il caricabatterie, il solito caricabatterie da 700 mAh. Ci ha dato però una buona autonomia di circa 5 ore e qualcosa. L'abbiamo in questo caso, questo auricolare vi farò vedere tra poco, utilizzato anche per ascoltare musica, quindi 5 ore e mezzo sono state date tra chiamate e ascolto musicale. Continuando sulla parte finale dell'auricolare c'è il forellino del microfono con soppressione dei rumori, buona la qualità. Sul lato c'è il tastino del volume più e meno, ma in base a quanto, per quanto tempo li teniamo premuti, possono anche avanzare e tornare indietro sulle nostre tracce musicali. Il tastino proprio multifunzione che permette di far partire le nostre tracce, di rispondere, inviare l'ultima chiamata o aprire il supporto vocale sul telefono, inoltre si accende e si spegne proprio da questo tasto. E qui c'è la parte della cassa auricolare di audio. Parliamo del nostro utilizzo. Noi l'abbiamo utilizzato con questo accessorio. Forse proprio ad essere pignoli potevano mettere un auricolare in-ear come questo integrato nell'auricolare stesso. Però insomma la funzione è molto semplice. Inseriamo la micro USB all'interno e diventa praticamente un auricolare a doppia uscita. Comodissimo, la qualità è abbastanza buona, la musica si ascolta, molto buoni gli alti, poca presenza di bassi, ma ovviamente nasce come auricolare per le chiamate e questa è una soluzione in più che ci è piaciuta, sinceramente, anche per le chiamate stesse avere due auricolare all'interno dell'orecchio sicuramente ci fa sentire meglio la chiamata. Come dicevo, l'autonomia di 500 l'autonomia ci ha dato 5 ore e mezzo, ha una, diciamo, uno stand by intelligente. Se per mezz'ora noi non lo utilizziamo, quindi lo scolleghiamo, automaticamente l'auricolare si spegne da solo. Quello che ci è piaciuto molto di questo auricolare, a parte la qualità della soppressione dei rumori, la voce sempre sentita attraverso anche luoghi affollati, frequentati, quello che ci è piaciuto particolarmente è la portata del Bluetooth. Siamo arrivati oltre 10 metri con un muro anche nel mezzo, veramente
eccezionale la portata di questo Bluetooth 4.0, ci è piaciuta particolarmente proprio perché non abbiamo avuto oltre anche i 10 metri nessun saltellamento o perdita di segnale. Davvero siamo dovuti andare oltre i 10 metri. Questa ci è piaciuta come soluzione perché effettivamente gli ultimi auricolari Bluetooth proprio sulla portata del radio del Bluetooth non erano eccezionali. Per quanto riguarda le funzioni, vi faccio vedere quando si accende. C'è il supporto vocale anche all'interno dell'auricolare che ci in inglese ci avvisa di tutte le operazioni come invio ultima chiamata, accensione, spegnimento, connessione, e vi faccio vedere il LED di stato che è nascosto sotto il tastino centrale. Alla fine, per il prezzo, davvero ci è piaciuto particolarmente questo auricolare, anche per la forma abbastanza particolare, per la soluzione di poter collegare un auricolare secondario, quindi creare proprio un auricolare doppio a doppia uscita stereo. Ci è piaciuto particolarmente per €18,69, assolutamente consigliato, soprattutto per la qualità, come detto, del microfono, anche in presenza a una buona soppressione dei rumori, ma ci è piaciuto soprattutto per la potenza radio di trasmissione del Bluetooth, davvero oltre i 10 metri senza problemi. Con questo DJ Mister 15 rilascia un 8 pieno per questo auricolare in base al rapporto qualità prezzo dotazioni e prestazioni. Vi do appuntamento, vi invito a mettere mi piace se gradite i nostri video e vi diamo appuntamento alla prossima videoprova.